pregare una settimana o cos'è? No. Ha vinto sicuramente la differenza dei giorni di recupero tra l'ultima gara fatta tra le squadre e questa, perché è ovvio che il pari magari poteva stare meglio a loro, perché sono anche messi meglio nello scontro diretto, però alla fine la sensazione da di fuori è che fra le due squadre quella più cotta eravamo noi. Detto questo, nella prima frazione di gara secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo fatto quello che dovevamo fare per provare a vincere la partita. Ci è mancata la zampata finale, non abbiamo concesso assolutamente niente, siamo sempre stati ordinati, siamo sempre stati messi bene in campo, abbiamo lavorato con le distanze giuste fra le parti in fase difensiva, magari qualche uno contro uno, qualche fiammata in più della catena di sinistra che ha fatto molto bene, soprattutto nella prima frazione di gara, poteva magari anche essere sfruttata meglio. Poi alla fine, sinceramente, quando appena fatto il terzo cambio, due minuti dopo Carvano si è fatto male, lì i giocatori prima di fare un passaggio avanti e perdere palla tornavano dietro, e li capisco anche perché siamo arrivati alla fine e che la squadra era molto stanca. Ecco, nel primo tempo non ti è sembrato che la squadra avesse cercato di avere la rete soltanto con tiri da lontano, non mancando un po' di creatività nell'incrivere? Quando dovevamo attaccare la profondità l'abbiamo fatto poche volte per vie centrali. Siamo riusciti a sviluppare qualcosa di positivo solamente sugli esterni. Centralmente siamo stati poco efficaci, anche perché non ci buttavamo dentro con le due mezzali. Le due mezzali che lavoravano solamente in ampiezza e solamente dando manforte alle catene laterali. E qui Romeo si è trovato spesso a dover lottare fra i due difensori centrali e il loro centrocampista centrale, era un 3 contro 1 e lì non passavi. Soltanto da palla esterna dovevi accompagnare di più una delle due mezzali centrali a inserirsi alle spalle dei loro centrocampisti. Cosa che è mancata, ma per farlo ci vuole gamba. Certo. Ci vuole gamba perché poi c'è da lavorare anche in fase difensiva. Loro hanno un fraseggio importante, ve l'avevo detto anche in conferenza stampa, per le capacità tecniche del loro portiere. Il loro portiere è come un centrocampista giuro, anzi secondo me ce ne ha meno anche di tanti centrocampisti che giocano titolari in Lega Pro. E questo gli permette sempre di avere uno scarico dietro, gli permette sempre di far girare, far sprecare energia all'avversario, e questo noi non ce lo potevamo permettere. È stato uno dei motivi per cui spesso la squadra in azione aspettava l'avversario. Io capisco che i nostri tifosi vorrebbero sempre giocare nella metà campo avversaria, andarli a prendere alti, dare pressione. Poi dopo bisogna anche fare i conti con la realtà, fare i conti con le condizioni atletiche dei giocatori in campo. Grazie. Prego.